Senatrice, in Parlamento si continua a parlare di come trovare una soluzione al sovraffollamento delle carceri e il Partito Democratico propone di inserire in un disegno di legge le parole indulto e amnistia. Lei cosa ne pensa? Sono due parole che noi come gruppo della Lega Nord non vorremmo nemmeno sentir parlare. Indulto e amnistia significa sicuramente trovare sì un rimedio provvisorio a un problema di sovraffollamento delle carceri, ma significa ancora mettere in libertà persone che, ricordiamoci, più o meno sono state comunque dei criminali. Noi saremo sempre contrari a questo. Vediamo comunque che attualmente questo governo sta avanzando delle proposte che a noi non solo ci trovano completamente discordanti per noi, ma non solo, vediamo che non hanno nemmeno dei fondamenti. Sta parlando anche il ministro Cancellieri di utilizzare delle caserme come nuove realtà carcerarie. Ecco, noi possiamo solo dire, non svuotiamo le carceri per risolvere un problema provvisorio di sovraffollamento. Dobbiamo pensare a una cosa invece importante. Molta della popolazione carceraria è una popolazione straniera e noi abbiamo più volte sollecitato affinché vengano presi degli accordi con gli stati stranieri affinché queste persone, che sono veramente una delle parti più importanti della popolazione carceraria, che vadano a scontare la loro pena nei paesi di origine e non che vengano a creare un ulteriore problema alle nostre strutture.